Erano circa le 10 quando all'altezza della Colla Cemma Malcontenta, nella zona sud di Porto Marghera, due mezzi pesanti si sono scontrati semifrontalmente. Un camion pieno di terra proveniente da Marghera ha sterzato all'improvviso verso sinistra per evitare un altro mezzo pesante fermo davanti a lui, ma si è trovato di fronte un'autocisterna che trasportava gasolio e benzina proveniente dal senso di marcia opposto. Inevitabile l'impatto, che ha portato il camion movimento terra a ribaltarsi a sinistra della carreggiata sui binari ferroviari dell'area industriale. L'altro mezzo invece ha perso a terra, dal serbatoio e dal carico, una parte del carburante che trasportava, circa 36.000 litri che i vigili del fuoco hanno cercato di recuperare per ore. Sul posto infatti oltre a loro anche un'ambulanza del 118, guardia di finanza e polizia municipale. Il conducente dell'autocisterna, 50enne italiano, è rimasto lievemente ferito. Aveva la fronte insanguinata ed è stato trasportato all'ospedale. L'altro è rimasto illeso. La strada è stata chiusa al transito per l'eventuale pericolo provocato dal carburante sulla carreggiata e per ricostruire la dinamica. I disagi alla circolazione sono proseguiti per gran parte della mattinata, tanto che gli altri mezzi in coda, soprattutto TIR, hanno fatto dietro front per non rimanere incolonnati. La perdita di carburante è stata comunque arginata in poco tempo.